Allora, scusate se oggi è una conferenza stampa un po' diversa da quelle a cui siete abituati a fare il sabato mattina, quindi si parla soltanto di questioni tecniche, come è giusto che sia in vista la partita di domenica. Mi sembra giusta la mia presenza soltanto per comunicare che nella tarda serata di ieri è venuto a mancare il dottor Bonolis. Dire il dottor Bonolis è forse una parola molto semplice in questo momento, ma dire il nostro dottor Bonolis forse può avere forse più significato. Una persona che per 42 anni è stato al servizio, uso questo termine forse anche sbagliato, della Teramo Calcio, l'ha sempre fatto per amore e per affetto verso questa maglia. È stata sempre una persona vicina al Teramo, lavorativamente parlando e anche in altri sensi, perché è una persona che in 42 anni ha veramente fatto volontariato dentro la Teramo Calcio, non da un punto di vista professionale ma da un punto di vista economico, quindi sa a significare, a valorizzare quella che era la persona Gaetano Bonolis. Da parte della società del Teramo Calcio va un sentito messaggio di condoglianze a tutta la famiglia e di vicinanza. E quello che la Teramo Calcio si augura che in ogni caso nella prossima partita in casa con l'Aquila, oltre dalla società, venga ricordato nel miglior modo possibile anche da parte di tutti i tifosi, perché è stata veramente una persona che ha dato tanto di più, superando anche dei momenti particolari in questi anni, ma stando sempre vicino al Teramo. Quindi da parte della società, e lo dico veramente con immenso dolore, ma con immensa sincerità, va un abbraccio veramente enorme alla famiglia, che noi conosciamo bene, alla moglie e ai figli, e a tutte le persone a lui care. E domani la squadra non giocherà con il lutto al braccio, perché purtroppo siamo fuori i tempi tecnici per poter fare una procedura di questo tipo con la Lega. La squadra porterà il lutto al braccio nella giornata di domenica prossima con l'Aquila. E niente, mi auguro soltanto che possa essere ricordato da parte di tutti quanti voi, tifosi e non, come è giusto che sia ricordata una persona di questa entità e di questo spessore culturale e umano. Vi chiedo scusa per avervi rubato il tempo, ora parlerà Roberto come avviene ogni sabato. Vi chiedo semplicemente di fare una conferenza stampa un pochino più sobria, perché in ogni caso è giusto che sia così. Grazie. In primis, mister, magari anche un tuo ricordo del dottor Sì, Bonolis. difatti, se sto qui è soprattutto per questo, cioè per fare le condoglianze alla famiglia, alla moglie in particolar modo, una persona squisita come lo era il dottore, che ci mancherà tanto, che non sarà facile ritrovare. Insomma, negli ambiti calcistici, una persona così intelligente e così di spirito. Quindi ci mancava molto ed è una brutta giornata questa. Della partita vogliamo parlare? A seconda di quello che mi volete chiedere Disponibili? Coletti ha qualche problema? voi. Sì, volete qualche problema, ma nulla che ne possa impedire poi la partecipazione alla gara, nulla di particolare, anche se è sofferente parecchio alla coscia per questa ferita che gli si è creata domenica scorsa con un paio di scivolate. E Granata non sarà della partita, come De Fabrizio, anche loro con dei problemi. No, nessuno. Ma che diavolo stai No, quello che gli fa più appunto. E campo basso. Beh, Campobasso è in un grandissimo momento, ha fatto cose straordinarie nel girone di ritorno, è una squadra che comunque aveva insomma, le qualità per poterne uscire, insomma, sta uscendo da questa situazione difficile ed è una squadra che insomma, dai, è tosta da battere perché le ultime partite insegnano che fargli gol non è facile. E quindi una partita come le altre. Pensi a qualche cambio all'inizio? Sì, come ogni domenica penso a qualche cambio e penso anche di non farne. Quindi è sempre lo stesso discorso. Dipenderà da come noi vorremmo affrontare questa partita, visto che veniamo da una sconfitta e da una situazione
che potrebbe non darci, insomma, aspetti positivi, ma io invece sono convinto il contrario e spero sempre in questo. Questa settimana, dopo la sconfitta di domenica, hai trovato quelle risposte che volevi dal gruppo, anche a livello mentale, visto che su quello avevi basato la tua conferenza stampa dopo la sconfitta? No, questa settimana, come la scorsa, si è parlato di altro nello spogliatoio. È intervenuto, come saprete, ad aprile per comunicare quelle che erano state, quelli che erano stati gli avvenimenti della settimana. Ha rincuorato tutti perché probabilmente è giusto fare così, quindi è stato chiaro. Quindi una società che comunque sarà presente fino alla fine. E che immagino, dato che è qui vicino a me, come ha ripetuto, che insomma non succede niente di grave, quindi i giocatori devono pensare a fare il loro dovere, però a volte non basta fare il proprio dovere, bisogna superarsi, è quello che io mi aspetto.